persone hanno occupato il Teatro Valle, come sapete, e la questione è un po' chi l'ha occupato. E l'hanno occupato dei lavoratori dello spettacolo, che da un po' si riunivano e che erano un po' stanchi di essere come dire, trattati come gli artistoidi, i fighetti, quelli che mangiavano soldi, e hanno deciso di riunirsi, e l'hanno fatto occupando il teatro più importante di Roma. Perché hanno occupato il Teatro Valle? Perché il Teatro Valle era uno spazio che stava per essere dismesso. Siamo di fronte a uno Stato che abbandona i luoghi più belli che possiede. Con l'ultima finanziaria hanno chiuso l'Ente Teatrale Italiano, e senza accorgersi che stavano dismettendo dei luoghi sacri, dei monumenti. Per questo abbiamo detto prendiamocelo e andiamo a renderlo vivo. A renderlo vivo abbiamo chiamato gli artisti, gli intellettuali, gli attori, gli abbiamo chiesto di esporsi, che forse era arrivato il momento di metterci la faccia, di metterci il corpo, di venire in un posto occupato e fare quello che sanno fare, di uscire da 20 anni di berlusconismo, che non è solo una crisi economica, non è solo un disastro sociale, ma è anche un disastro dell'immaginario, è un disastro di come viene raccontata l'Italia negli ultimi 20 anni. Appunto, quello che poi ci siamo detti è che il nostro dispositivo politico, la nostra lotta politica deve essere pari, deve essere legata al nostro dispositivo creativo, a quello che sul palco facciamo, e su questo stiamo lavorando molto, anche sul cambiare, formare una parola molto brutta, però cercare un nuovo rapporto col pubblico, con la gente che viene a vedere gli spettacoli, perché crediamo che la questione culturale sia al centro, debba tornare a essere al centro di questo paese. L'abbiamo fatto poi credendo molto in una parola che si chiama contagio, ed è una parola su cui stiamo lavorando, nel senso che crediamo che questa che abbiamo chiamato rivolta culturale deve essere di contagio a livello nazionale, deve essere estesa a livello nazionale. L'abbiamo fatto di fatto andando al Lido di Venezia con i compagni del Sale ad occupare un altro teatro, ad occupare il Teatro Marinoni, che era al centro di una speculazione edilizia. L'abbiamo aperto, l'abbiamo pulito e l'abbiamo ridato alla cittadinanza. La cosa molto bella è stata che la collaborazione che c'è stata con i compagni del Sale, che, cioè, non c'è stato quasi bisogno di parlarci, non c'è stato bisogno di dirci quello che stavamo facendo, siamo andati dritti e l'abbiamo fatto. Basta. sociale, intellettuale, possono diventare dei
lavoro, cioè a partire dalla come dire, rifiutando i principi della rappresentanza e assumendosi forme dirette e la responsabilità in prima persona di coniugare dentro il settore di lavoro le forze che in questo momento si stanno esprimendo. In questo c'è, come dire, la possibilità che in qualche modo indicava anche Francesco nell'intervento iniziale, cioè di coniugare forme di radicalità avanzata a forme di consenso. Perché c'è in questo paese, e forse questo su cui dovremmo iniziare a riflettere oggi, è un tempo nuovo, c'è una voglia di partecipazione diretta che è molto allargata e che noi in qualche modo dobbiamo saper raccogliere, anche inventando delle forme nuove di lotta e di pratica, prendendoci anche, come dire, il rischio, il limite dell'eterogeneità che queste forme possono comportare. Ma davvero, davvero sentiamo che c'è, che il 14 giugno, la vittoria del referendum, indica un altro momento di passaggio, che questa voglia di partecipazione, queste forme allargate, devono trovare delle forme di canalizzazione, si devono poter esprimere, noi dobbiamo essere in grado, e questo lo stiamo facendo sperimentando diverse modalità, che in qualche modo brevissimamente per punti vorrei indicarvi per avere degli elementi comuni di riflessione. Una declinazione specifica nel settore della cultura su un oggetto molto particolare che è un teatro del Settecento, quindi non è l'acqua, non è l'aria, non è il territorio, c'è una declinazione specifica del concetto giuridico di bene comune. Stiamo, come dire, lavorando anche insieme a Ugo Mattei, a Rodotà, delle forme giuridiche che, come dire, sappiano articolare il contenuto specifico di questa lotta. È molto importante che noi siamo rigorosi nel declinare il concetto di bene comune, perché deve esserci fortemente l'immanenza, il vincolo concretissimo alle lotte che mettiamo in campo. Non dobbiamo depotenziare questo concetto, non dobbiamo usarlo come passepartout per tutte le lotte, dobbiamo articolarlo concretamente dentro ogni oggetto, dentro ogni pratica di lotta, fortemente connesso a pratiche di riappropriazione degli spazi, delle risorse, del potere, delle ricchezze. Per cui questi sono gli elementi che dentro uno statuto che stiamo scrivendo, che svincola la gestione di un oggetto culturale dall'ingerenza politica e partitica, ci sia però un elemento fortissimo di partecipazione diretta e di autogoverno di chi, come dire, in quel luogo produce, lavora e produce ricchezza sociale e anche ricchezza materiale. Quindi l'elemento della partecipazione diretta dentro lo statuto, ma anche l'elemento fortissimo della riappropriazione dal basso e dell'autogoverno diretto dei lavoratori e delle forze produttive, che si ponga dentro queste questioni la questione del reddito, della forma della riappropriazione delle ricchezze, in questo anche il valle è una forma di riappropriazione dal basso. E ancora questa parola che forse dovremmo un po' colonizzare con l'immaginario, perché non è propriamente immediatamente appassionante, forse questa dell'alternativa, che non dobbiamo in alcun modo schiacciare sul piano dell'amministrazione dell'esistente né su quello della rappresentanza, ma declinare come forma immediata di autogoverno attraverso processi costituenti. Per noi l'alternativa inizia subito, strappando spazi, risorse, tempo e costruendo le istituzioni del comune dal basso attraverso forme di riappropriazione e di autogoverno.